Ciao amici, finalmente il crudismo sta diventando di tendenza. Io sono solo 30 anni che ne parlo e che lo pratico di persona. Davvero? Ho anche scritto un libro con tante ricette facili e veloci. Lo trovate in descrizione. Bene, secondo l'Eurispes, circa l'8% della popolazione mondiale è crudista. Dai VIP agli chef stellati, sono sempre di più le celebrità che seguono questo stile alimentare, considerato più sano e favorevole al dimagrimento. Ma cosa vuol dire crudismo? È facile. Nel crudismo, o raw food, in inglese, i cibi si consumano crudi o cotti alla massima temperatura di 45 gradi, che non altera i nutrienti. Anche la fermentazione viene considerata un processo a crudo. Ma allora non si mangia solo frutta e verdura? No, per fortuna. Ci sono i germogli, i latti vegetali, le farine di cereali germogliati, alghe, semi, noci e cocco. Poi, con i giusti ingredienti e l'aiuto delle tecniche di essiccazione, si possono fare burger, cracker e, pensate, anche le lasagne. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma davvero fa così bene? Nel crudismo non si cuoce il cibo, così conserva tutti i suoi nutrienti benefici. Infatti, molti nutrienti, tra cui le vitamine, sono termolabili, vengono distrutti dal calore. Ci sono moltissimi studi scientifici che dimostrano i benefici del crudismo. Quindi non è pericoloso? Come ogni alimentazione, il crudismo ha delle regole e per seguirlo in modo sicuro e senza rischi bisogna affidarsi a un esperto ed evitare il fai da te. Ci sono cibi che crudi non si possono mangiare, altri che mangiati insieme non si digeriscono bene, altri che vanno preparati in un certo modo. Ogni cucina ha le sue regole. Una volta che si conoscono, il raw food è facile, veloce e gustoso, oltre che sano. E di carne e pesce crudo cosa mi dici? Dico che bisogna fare attenzione. Io ovviamente parlo sempre di crudismo vegano nei miei video e libri e ricette. Per carne e pesce il problema principale è la conservazione. Sono cibi che si deteriorano facilmente con il calore e sviluppano tossine pericolose. Quindi affidarsi solo a locali o rivenditori dove siamo sicuri vengano rispettate tutte le regole sulla catena del freddo, cioè la conservazione sotto zero delle carni e del pesce. Attenzione quindi tutti gli amanti del sushi, anche perché se il pesce non viene da allevamenti di qualità è pieno di metalli pesanti come il mercurio, che alla lunga intossica il corpo con gravi conseguenze sulla salute. Chi invece segue il crudismo vegano può stare più tranquillo. E poi le ricette crudiste sono nutrienti e leggere, quindi perfette per dimagrire, tenersi in forma, come aiuto per chi ha colesterolo alto o altri disturbini. Ci sono tanti studi scientifici a riguardo, ma meglio chiedere al proprio medico. Per vedere altri video con le mie ricettine golose è facile, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!